Well, hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andrea Link 91 su Yo-Kai Watch 3. Benissimo, riprendiamo ovviamente da dove abbiamo lasciato l'ultima volta, ovvero dal pescare il nostro pesce che servirà per la tempura e per il sushi più che altro, credo. Anche se comunque sia... anche con il pesce si fa la tempura. La tempura, oddio, con un po' tutto, a dire il vero. Basta che la pastella... in realtà sarebbe la pastella, però al posto dell'acqua frizzante ci mettiamo la birra. E al posto della farina classica ci mettiamo la farina di mais... no, di riso. La farina di riso ci mettiamo. Alla fine è pastella, comunque sia. Più il procedimento cambia, gli ingredienti, ma è pastella. Ecco qua un altro pesciottino, halibut, ma in realtà a me sembra una spigola. È la spigola che ha gli occhi, vabbè, io no, non sono un pescatore, quindi non so. O la sogliola, no, quella era... era o la spigola o la sogliola, non l'halibut, questo sono sicuro. Poi magari mi sbaglio, poi andiamo su Google Images e vediamo. Mancano due pesciottini, tu sei questo qui. Dai, tranquillo, tranquillo, quanto ti agiti. Vai. Preso. Attino pterigio. Ma che nome è? Io chiedo agli scienziati a cosa pensino quando danno i nomi ai pesci. Perché non si spiega. Ecco un altro halibut. E abbiamo finito allora. Va bene, io appo il botto ora? Grandioso! Abbiamo abbastanza pesci per una settimana? Ottimo lavoro! Sei stato bravissimo, fratello! Nessuno pesca meglio di te! Veramente ho fatto tutto io, comunque. Non è finita qui! Il mare, cioè l'acquario, è pieno di pesci! Affermativo! Ehi, Andrea, perché non ci sfidiamo a chi pesca più pesci? Ci sto! Ok, allora pescheremo fino all'ultimo pesce di questo acquario. Rimarrà solo acqua! Non è una bella cosa. Ho come l'impressione che qui si stia un tantino esagerando. Benvenuto nel mio mondo. Il meglio deve ancora venire. E se lo dice lui. Yes! Ci siamo quasi! Arriva! Modalità eliminazione attiva! Elimina! 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 Che bello! Ma Luna, quando è apparso il pesce bot, lo squalo bot, Luna era contenta! Ragazzi, cosa state facendo? Dovete fermare quel pazzo? Puoi parlare? Certo che parlo! E vi sto dicendo di fare fuori quel tizio prima che sia troppo tardi! Se lo capiamo abbastanza forte riusciremo a spegnerlo. Ehi, perché usi il plurale? A squalo donato non si guarda in bocca. Forza, dobbiamo fermare il robot. Elimina, 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 elimina. Mamma mia, una trottola. È un Beyblade. Ok, so cosa fare. Partirò con la pistola perché sennò non finisce più. È apparso Squalo Botteir. Sì, va bene, invierò lì lo Yopplebot, tranquillo. So anche come mandarcelo. Andiamo con Misterioso, che è la scelta più ovvia. Gli ho fatto davvero poco. Questo qui.
è così. Fiamma della Fenice. No! Dovevo fermarmi, lo sapevo. Non so dirvi il perché, ma ero convinto che usando Leon Wista e il suo Energimax avrei colpito il robot. Non so perché, ma mi sembrava che stesse nello spot esatto. Mio Dio! Ma calmati! Contro l'alt fuoco! E quanto? Vai ancora con la pistola. Perfetto. Stiamo andando bene, stiamo andando bene. Misterioso perché è quello più facile che viene in questo momento in aiuto. Il problema è che a volte accelera, a volte rallenta. Dai su, un pochetto abbiamo fatto. Meno male che non l'ho spostato. Volevo spostare Shibania indietro. Meno male che non l'ho fatto. No, fermati. Eccolo, eccolo. Mangiatelo. Guarda che è stordito, dai ragazzi, dai. Vai, colpitelo forte e duro. No, fermati, tu non puoi. Mi chiedo... no, proprio... La pistola proprio, non posso puntare la pistola. Ma perché mi ostino a caricare con lui che non ce l'ha? Non posso colpire davanti con lui. Non so, mi è piaciuta sta mania. Ok, Dr. Pepper, Shibanyan, o meglio, Doc Soda. Ok. Vai così. Ottimo. Attacca Shibanyan, attacca, attacca, grande. Ok, dietro, vai. Molto bene sta lotta ragazzi. Questa lotta sta andando benissimo. Non me l'aspettavo, ma sta andando benissimo davvero. Purifichiamo. Possibilmente prima che calino, ecco. Vai con la pistola ancora una volta. Ovviamente è misterioso. E su, dov'è? Molto buono, molto buono. È fatta comunque sia. Se lo colpiamo con lo squalo bot, ragazzi, va KO. A posto.
Perfetto, fiamma della fenice. Vorrei far notare che non ci ha mai quasi toccato lui, quasi mai. È stata una lotta fin troppo semplice. Boh. Non è il sapore della vittoria. Non ce l'ha. La sedia qua sotto, non so che succedeva. Danni al 97%. Spegnimento. Buonanotte. Ah, erano yokai. Niente male, siete stati grandiosi. Vi terrò d'occhio, ragazzi. Modestamente. Vado a trovarmi l'acquario quando volete. Mi fa piacere giocare con voi. Certo, va bene. Grazie ancora per avermi trattato con quel robot impazzito. Alla prossima! E scompare nell'acquario. Ha un aspetto così spaventoso, eppure è davvero uno yokai per bene. Non si può giudicare un robot dalla sua scocca. Io spero che fa shadow boxing. Hey. Salve, ragazzi! Vi siete proprio divertiti con la nostra guida robot, eh? Veramente divertiti è l'ultima parola che userei. Marco Orkaberg? E chi altro se no? Se la ride lui. Qua da piagne. Ragazzi, quel sushi era buonissimo. Certo, ma il tempura era anche meglio. E brava Luna. Quanti complimenti. Gli impiegati della mensa saranno contenti. E qui si conclude la visita guidata della fabbrica di Yokai Watch, con un ultimo ospite a sorpresa. Ed è per questo che ho voluto fare il video in due parti, perché c'era anche lui. Signor Jones, cosa ci fa lei qui? Sono qui per mantenere una promessa fatta a un vecchio amico. La promessa di creare uno Yokai Watch è davvero innovativo. E in realtà il vero scopo di questa visita guidata è stato testare il mio Yokai Watch modello U e lo Yokai Watch modello sogno di Steve, per capire quale dei due fosse più innovativo. Sono stato usato! Con molto rammarico devo dire che il modello di Steve è il vincitore. Steve, la tua è una mente geniale. Il connettisogno ne è la prova. Esatto. Mark, non avrei potuto completare lo Yokai Watch sogno senza il tuo aiuto. Senza competizione non si è spinto a migliorare. Sì, però poi c'è chi mette sul mercato console con dentro il Raspberry Pi e le vende a oltre $200 spacciandole per console nuove, vero Soulja Boy? E se ho vinto è solo perché ho avuto la migliore delle competizioni. Oh Steve, mi sono mancati i tuoi discorsi da finto modesto. Qua la mano. Sogno son desto, ho appena assistito a un evento storico. Steve, dovresti tornare a lavorare qui. La Yoppol ha bisogno del suo presidente. Scusa, ma passo. Ho ancora tante cose da fare. Cose più importanti dell'azienda Yoppol. Complimenti, signor Jones. Grazie, Andrea. Ma non avrei potuto farcela senza di te. Ho un regalo per te per ringraziarti del tuo aiuto. Aspirapolvere Yokai! Oh, cosa sarà mai un nuovo oggetto connettisogno? In un certo senso. Credo che così sarei molto più felice. Chi? Yoppolbot. Ho usato i suoi componenti e ho creato questa aspirapolvere yokai. Guarda, com'è possibile? Abbiamo appena sconfitto quell'ammasso di ferraglia. Non è più ferraglia. L'abbiamo riparato qui nella fabbrica di Yokai Watch. In questa fabbrica sono velocissimi. Secondo me dovremmo liberarcene. E in fretta, prima che si arrabbi di nuovo. Stai tranquillo, quella funzione ormai è disattivata. Deve essere davvero bello avere tutti questi oggetti connettisogno. Beh, per un'appassionata come Luna. Luna, allunga il braccio. Sì, però lei non vorrebbe lo Yokai Watch modello sogno. Lei vuole gli accessori. Tu non hai capito? OMG, davvero? Uno Yokai Watch sogno tutto mio? È il minimo che possa fare. Dopotutto siete stati protagonisti della nostra piccola sfida. E abbiamo già deciso che entrambi avreste ricevuto il modello vincente. Così avremmo vinto tutti. Beh, tutti tranne Mark. OMG, adesso sono una dei pochi davvero un gadget super mega rarissimo. Yahoo! Alla faccia vostra, fateci di tutto il mondo! Oh mio Dio, la voce di Luna è impossibile da fare, mi strozza tutto. Oh, continua, meno male, perché sinceramente...
Eccomi qui! È Nemo! USA! E questa USA! È... Non la conosco. Piuttosto, abbiamo altro di cui preoccuparci. Tipo quella villa. Dobbiamo proprio andarci da soli. Sì, signore. Vi avviso, potrebbe essere piuttosto pericoloso. Una villa vecchia e pericolosa? Sarà divertente, non vedo Beh, l'ora. Non è vecchia. E quindi, questa chi sarebbe? Capitolo 7. Fuga dalla casa sbrigata! Ehi, non perdetevela! Ah, per nulla al mondo. Per nulla al mondo, caro il mio Wyatt. Comunque sia, Cooge, questo video termina qui. Nel prossimo, la casa stregata sarà un episodio bellissimo. Giocheremo sia con Luna, sia con Andrea, insomma, tutti e due personaggi avranno il loro bel da fare. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Yo-Kai Watch. E come sempre vi ricordo che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!